Sì, Alessio Romani e Claudio Carlucci. Ci avete tutti i microfoni. Allora, questo è un angolo dedicato ai giovani, giovani che si affacciano sul mondo della musica. Ecco, non è lui, il giovane non è lui, è lui. Quindi Marco, se vuoi dire qualcosa su questo tuo cantante. Sì, intanto grazie Ferdinando che credi come noi ai giovani talenti emergenti per quanto riguarda la canzone. Quindi nell'ambito, diciamo, delle produzioni musicali del Campus Arte e Talenti, stasera abbiamo Claudio Carlucci che canterà un brano prodotto da noi e che fra l'altro abbiamo presentato anche quest'anno alle giovani all'Area Sanremo, alle sezioni di Area Sanremo. E qui abbiamo Alessio Romani che ci parlerà un attimino del brano. E... Lo posso dire che è molto bravo Claudio Carlucci? O si offendono gli altri? Ma penso che non si offendano. Sono tutti bravi, però lui e un altro di quei tre che seguo sono molto ma molto bravi. È un bel... Sì. Diciamo, un bel prodotto che state abbiamo coltivando. Dei buoni cantanti nel campo sertanente, per cui quindi quelli ci che lavoriamo sono solo. Bravi, ma io ognuno ha le sue preferenze, si impegnino di più, giusto? Certo. Per migliorare. Certo. Sentiamo Alessio Romano. Ok, Romani. Grazie, buonasera a tutti. Io buonasera a tutti. Lo sai che c'ho in radio, a L Radio, c'ho il regista e si chiama Romano. Lui è uno ma adesso solo, o cambi cognome te o lui non lo so, ci mettiamo d'accordo. Allora, sentiamo che dì. Allora, il brano che stasera presenta Claudio è il suo nuovo singolo, scritto da Tiziano Recchio con me, arrangiato da me, Luigi Notte e il maestro Stefano Alaggi. È un brano che parla delle minoranze, di chi nasce con la camicia e chi invece magari deve cercare di lottare tutti i giorni per rendere la propria vita dignitosa. Durante il percorso qualcuno si perde, però è un brano che è un brano importante, assegnato a una voce importante e particolare come quella di Claudio, e poi direi che il resto lo farà sentire lo sentiamo lui da lui. Sentiamo da lui. Approfittiamo per presentare questa sera il suo nuovo singolo. La Goblin Music Record c'entra qualcosa? La Goblin Music Record con il campo c'è sempre. La Goblin Music Record è l'etichetta, allora, sotto il marchio. Ringrazio Marco Petrozzi e Alessio Romani. Grazie. Lasciamo a te, il microfono a Claudio Carlucci. Vai, un bel applauso.